Bonjour! Come leggerete da qui sotto, oggi parliamo di Glam Glow. Fatemi dire prima di tutto, se vi piace il rossetto, io lo adoro, mi piace tantissimo, è questo di Anastasia Beverly Hills, è il mio primo rossetto. Su Anastasia Beverly Hills, se vi interessa, vi lascio qui il video acquisti e in più vi lascio anche il mio Get Ready With Me, dove vi mostro in azione proprio tutti i prodotti che ho acquistato. Comunque gente, Glam Glow, oggi vi parlo di lui. Ci faccio un video apposta perché mi sto rendendo conto di quanto questo brand oramai mi ha rapito totalmente il cuore. Mi rendo conto che è un mese e quasi e mezzo che io sto utilizzando Glam Glow. Allora, Glam Glow intanto è un brand che lavora sul discorso maschere, quindi un mese e mezzo può sembrare tanto, quando invece, gente, cioè, rendetevi conto che una maschera o due, massimo una, due volte a settimana si può fare, quindi alla fine è sempre un breve tempo, però mi rendo conto di quanto in poco tempo sta iniziando veramente a fare dei buoni effetti sulla mia pelle, partendo proprio dal principio. Per chi non mi segue, per chi da poco magari sta aprendo questo video e vuole un po' capire qualcosa, intanto vi lascio il video dedicato interamente alla mia skincare. Qui vi accenno proprio tre cosette. Ripeto, io ho una pelle grassa, adesso per fortuna non è più tanto grassa, ho questo discorso delle imperfezioni e specialmente delle macchie. Lo so gente, c'è l'acido glicolico, però l'acido glicolico è un prodotto che va utilizzato in quantità minore e io vi assicuro, l'ho provato due volte e anche se fa miracoli nel periodo estivo lo buttate, visto che sono prodotti che costano, meglio che iniziate a utilizzarli da settembre. All'inizio ero un po' restia perché ho detto mi sembra un po' strano che delle maschere riescono ad avere questo potere, però sentendo, informandomi e soprattutto provando, ho potuto testare veramente appieno il discorso di Glam Glow. Se non sbaglio, Glam Glow è stato creato proprio da un makeup artist che lavora a contatto con le star, e proprio perché le star hanno uno stile di vita dove devono essere preparati al meglio in base agli eventi, in base alle situazioni, lui ha creato questa linea dove riesce ad aiutare le star ad essere perfette, soprattutto sul discorso pelle, perché comunque sapete, le foto, i flash. Io all'inizio, devo essere sincera, ero molto contraria a voler capire chi era Glam Glow, come lavorava e che prodotti erano. Questo perché è tutta una questione di costo, ma questo perché io sono un soggetto che su alcuni prodotti nel mondo beauty gli sembra assurdo spendere tanto. Lo so, spendi 50 euro di palette, non spendi 50 euro di maschera. No, perché per me su maschere, creme viso, mascara, gli smalti, tendo sempre a spendere di meno. Caso ha voluto che me lo sono ritrovata davanti e ho detto vabbè, voglio spulciarlo un po'. Sono stata fortunata perché ovviamente la commessa di turno mi ha detto guarda, buonissimo brand, solo che su alcune cose a me non ha funzionato. Ma io ero incuriosita dalla crema Volcamisk perché ne avevo sentito parlare benissimo da Passion Makeup, quindi la commessa è stata gentilissima, mi ha detto guarda, prima di comprarla mi ha detto ti do un campioncino, io sembra piccolo ma vi assicuro che è bello profondo, me l'ha riempito tutto. E oltre a quello, lei, la Super Mood, diciamo che è proprio specifica per chi come me ha la pelle grassa, perché è perfetta per chi deve levare le impurità ed è una maschera totalmente nera, vedete com'è? Dentro poi trovate delle alghe, eh. Quando ho scoperto che lo facevano in formato piccolo da 20 euro ho detto senti, mi durerà nel tempo, quindi 20 euro ce li posso pure spendere. Ero parecchio scettica. Il primo utilizzo io l'ho fatto su tutto il viso, eh. È piaciuto tantissimo per tre aspetti, gente. Mi ha purificato veramente tanto la pelle, mi ha aiutato veramente a seccare quelle imperfezioni sul momento, non gli ha dato il tempo il giorno dopo di uscire e anzi l'ha fermate il risciacquo. Cioè gente, è una maschera che voi passate l'acqua, la levate subito, cosa che poi ho potuto constatare che è su tutte le maschere, e questo mi è piaciuto tantissimo, soprattutto perché adesso lavorando io, gente, torno una maschera, per quanto può essere, diciamo, fatemi dire, meno impegnativa, però vi viene di dire ma sai che c'è, la faccio domani. Da quel giorno devo dire che ho iniziato a testare il campione della crema, me ne sono innamorata follemente, veramente riesce a mattificare la mia pelle e riesce a trattenere il
grasso, fatemi dire, e evita di farlo fuori uscire durante l'arco della giornata. Sincerità, sul naso solo mi si lucida parecchio. Adesso ho solo la zona del naso, gente, cioè, ma che gli volemo dire a un prodotto del genere? Eccolo qua, guardate intanto la scatola, veramente super stellare. E il prodotto è questo. Devo dire che è un prodotto che mi ha stupito soprattutto per il profumo. Questo è il prodotto. A vederlo così vi dico subito, è un prodotto solido, eh. Non vi aspettate la classica crema soffice, anzi invece è parecchio solida. Si massaggia molto bene, si assorbe anche velocemente, è ottima, è veramente ottima, mattifica veramente bene. Io lo utilizzo solo la mattina e soprattutto, fatemi dire, questa crema, io una cosa che ho notato, anche se vado a fare un trucco pesante, trattiene veramente il trucco. Anche col prodotto più grasso vi assicuro che non vi fa lucidare il viso. Diciamo che da qui il mio amore per Glam Glow iniziava a crescere veramente tanto e sono andata sempre di più a informarmi Flash Mood. Perché sono andata ad acquistare interamente questa maschera? Allora, io seguo Mad Carolina, è una ragazza che fa video su discorso di gym, palestra, sapete che io adesso sono a dieta, va bene il discorso che tanti di voi diranno, vabbè, ma se la tua pelle adesso è migliorata è pure sull'alimentazione. No, gente, per me è proprio un discorso mio, basta che oggi mi girano i coglioni, domani magari c'ho un'imperfezione, cioè io veramente vado pure a livello di emotivo. Quindi, seguendola, un giorno ha mostrato questa maschera su Instagram, parlava di aiutare a levare le macchie. Ne avevo parlato con la commessa e mi ha detto no, è più un discorso illuminante. Allora sono andata come al solito a informarmi mille volte e risentivo sempre sto discorso, aiuta a levare le macchie, ci butto 50 euro, vediamo se è così. Fortuna in più, altra commessa che ho beccato quel giorno mi ha dato un campione intero della Power Mood, Flash Mood, packaging stellare, gente, che ve lo dico a fare, stupendo che vi ritrovate la scritta Hello Sexy, dentro vi trovate un po' la spiegazione, vi ritrovate ovviamente le istruzioni anche in italiano, quindi non vi preoccupate. La maschera è questa, è questo prodotto biancastro con questi granuli neri all'interno. Ci ho già fatto 7 applicazioni. Quando l'acquistate la prima volta, te va utilizzato per 3 giorni di seguito, dalla quarta volta in poi una volta a settimana. Devo dire che l'applicazione è semplice, gente, prendete il prodotto e vado a massaggiarla sulle guance, sulla fronte e sul mento, piano piano sul naso perché è una zona molto delicata, un pre scrabbante prima e un post maschera rilassante dopo, perché la dovete far asciugare. Devo dire che all'inizio, dopo i 3 giorni fatti di seguito, qualche imperfezione me l'ha fatta uscire, però gente, è normale, sono gli sfoghi nel caso in cui vai a trattare troppo la pelle. Però devo dire che l'effetto discorso macchia a me ha fatto, contate che per me è un miglioramento veramente alto stare in questo stato, perché magari se mi girava io ci uscivo pure struccata. C'erano periodi nella mia vita che avete potuto vedere direttamente voi che io non sarei uscita mai struccata. Ora finisco dicendovi che ho deciso che adesso per tutte le domeniche di andare di Power Mood. Per 2 domeniche di seguito ho potuto provare questa maschera e io vi assicuro, anche questa me ne sono innamorata follemente. Diciamo che la scoperta di questa maschera è stata per puro caso, perché avevo sentito un'altra youtuber, non mi ricordo il nome, chiedo venia, come discorso pulizia totale della pelle, ed è una maschera che può essere consigliata a qualunque pelle, ma soprattutto a quella grassa. È una maschera che io vado ad applicare con questo pennello qua di Sephora e devo dire, gente, wow, sono 2 domeniche che io faccio questo utilizzo, rinasce, cioè vi assicuro, vi fa la pelle come il culo di un bambino. Non ci ho pensato 2 volte, me la sono andata a comprare e questa è la maschera. E vi ritrovate un prodotto di questo genere, un verde. L'odore non è male, eh? È un prodotto che dovete utilizzare uno strato sottile, poi quando lo andate a rimuovere anche questa si leva veramente 3 secondi, vi assicuro, la pelle è morbida, cioè per la prima volta mi rendo conto di quanto amo fare le maschere. Bene,
Io ho detto tutto, spero di aver spiegato un po' tutto quanto, fatemi sapere la vostra, come sempre aspetto di sapere, confrontiamoci. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!